劇ゲームプレゼンタ。Come ogni 6 mesi circa, anche in questo episodio di Geki Gemu Nikki, vorrei fare un po' il punto della situazione sul progetto Geki Gemu, quindi gli ultimi video creati, tutto quello che sta dietro al progetto. Non c'è niente di meglio che lavare i piatti mentre ti sei fatto e ti mangi un panino con patate al forno, salsiccia, cipolle e formaggio. In questi giorni sto recuperando un po' di giochi per Wii che ho lasciato in sospeso da anni da giocare e sto giocando a Final Fantasy Crystal Chronicles, Crystal Bears e a quanto pare puoi trovare in giro la merda. Puoi tirare sulla merda con la tua energia spirituale e lanciare la merda contro i nemici. Quindi solo per questo credo che sia il miglior Final Fantasy di sempre. Intanto oggi è il 14 di febbraio. Ho finito la prima bozza, diciamo così, grezza per lo script sul video, su come cercare e approfondire videogiochi di nicchia e autori poco conosciuti. Oggi è il 21 di novembre, già un po' di giorni che stiamo svuotando questa stanza che si è riempita di muffa, quindi oggi pomeriggio mi metto qua e cerco di toglierla con la candeggina e poi dovremo ridipingere tutto. E perché è così complicato fare delle ricerche, investire tutto questo tempo in questo tipo di contenuti e poi naturalmente informazioni, accadimenti, attività e consigli random di vita. Patate al vapore, hummus di ceci con un sacco di aglio e un sacco di limone, pomodorini al forno con olio e sale e l'avanzo di erbe spontanee commestibili. Questa è una di quelle cose che adoro nei giochi. In Crystal Bearers ero in un museo, ho rotto un vaso e adesso ho un debito di quasi 7.000 soldi con lo Stato e non ho idea se riuscirò mai a saldarlo, visto che non si trovano facilmente i soldi o comunque si serve un sacco di tempo per stare a raccoglierli, quindi non lo farò mai e quindi penso che non potrò mai più comprare nulla nel gioco. Davvero affascinante. Su Discord ci stiamo scambiando un sacco di consigli musicali, quindi mi sembra un'ottima serata. Oltre che farci aiutare a spostare tutti questi mobili di sotto da qualche amico. Oggi è il 25 di febbraio, esce Elden Ring e da un paio di giorni che sto facendo il blog videoludico dedicato a Elden Ring. L'ideale sarebbe naturalmente farlo uscire oggi, sia perché è venerdì e di solito i video li faccio uscire il venerdì mattina, sia appunto perché è il giorno di uscita del gioco, quindi c'è sicuramente più interesse. Però tra che ieri sera sono andato a letto tardi e sono mezzo addormentato. Tra un paio d'ore dobbiamo uscire per fare un controllo in ospedale. Zucchine e patate al forno con un po' di olio, sale, pepe e pane grattugiato. E poi si possono mangiare assieme o a del formaggio o a un uovo sodo, come preferisci. Che anche se non hanno gameplay, storia particolarmente originali, quindi dovrei annoiarmi dopo un po', in realtà hanno un sacco di piccoli particolari divertenti, stupidi, e in cui si nota come chi ha creato il gioco si è divertito un sacco e anch'io che lo osservo mi diverto altrettanto. Ad esempio, appunto, in tutte le città, comunque tutti i posti ci sono questi personaggi che seguono un qualche tipo di
intelligenza artificiale, tra virgolette, come si muovono facendo cose, poi interagiscono tra di loro, a volte impazziscono, cominciano a incendiarsi o a spaccare cose. Oggi, 11 ottobre, continua la raccolta di verdure, erbe, castagne, sia da mangiare in questi giorni, sia da congelare per i mesi più invernali, più freddi, quando non crescerà niente. Quindi adesso avrei due opzioni: o mi metto a finirlo di fretta solo per farlo uscire nel tempo migliore per metterlo su YouTube, oppure quello che probabilmente farò è adesso lavorarci ancora un pochino, poi mi preparo per uscire e semplicemente poi i prossimi giorni vado avanti con calma senza stare a impazzire. Tra i vari lavori rimasti in arretrato da quest'estate c'è il pulire tutte le grondaie del tetto, che sono strapiene di terra e foglie, e ovviamente quando piove poi strabordano, non riesce ad uscire bene l'acqua dai tubi. Quindi, visto che deve nevicare domani, sto provando a liberare almeno quelli più accessibili con la scala senza salire troppo sul tetto. Quindi, come al solito, anche se ho da fare lavori in casa per clienti e per Gekigemu, se c'è un po' di sole devo assolutamente uscire, perché se non raccolgo queste cose probabilmente vanno perse, perché o le castagne ad esempio se le mangiano gli scoiattoli che sono arrivati quest'anno, o le verdure se le mangiano le lumache o marciscono direttamente a terra. Quindi, come al solito, penso sia importante tenere conto di salute fisica, psicologica, personale, piuttosto che fare qualcosa entro certi tempi troppo stretti che non ti permettono di vivere bene e neanche di creare qualcosa di qualità. Un'altra cosa appunto affascinante, vabbè, il gioco è incentrato quasi tutto sul fatto che lui ha questo potere che può alzare le cose, tipo tele cinesi. E però una delle cose più belle è che ad esempio se c'è qualcuno che legge il giornale, tu puoi selezionare il suo giornale e con il potere glielo strappi via e gli rubi il giornale e ti leggi quello che succede nel mondo. Ci sono un sacco di avvenimenti che magari anche legati a quello che hai fatto tu nelle città, tipo se hai rubato qualcosa o hai fatto dei casini. Insomma, mi piace tantissimo questi piccoli particolari inutili al fine del gioco, ma che ti regalano un sacco di sorprese. Macedonia con frutta raccolta in giardino. In particolare alchichenji, feijoa, ultimi lamponi e pomodorini verdi, che tanto non riusciranno più a maturare. Intanto oggi è il 28 di gennaio, sono ancora un po' rincoglionito. Un paio di giorni fa ho fatto la terza dose del vaccino, quindi mi sto riposando. Adesso mi è anche passato il male al braccio, però insomma niente di particolare, ma appunto mi sento un pochino rincoglionito. Ma poi stamattina devo aver spento la sveglia senza accorgermi, quindi ho dormito fino alle 9 invece che alzarmi alle 7. E quindi poi ho fatto tutto di corsa, sono un po' indietro con appunto le attività che volevo fare oggi, ma vabbè, nessun problema. Quello che non si riesce a fare oggi e che non è urgente da fare entro oggi, me lo sposto per i prossimi giorni. Intanto oggi è il 24 di novembre, sono ancora parecchio indietro con i lavori autunnali invernali per l'orto. Sono appena fatto in tempo a coprire un po' alcune aiuole dove ci sono alcune verdure che non devono congelare, però mi manca ancora da costruire un'altra aiuola, da sistemare i pali che mancano qua per la rete antigrandine per poi l'anno prossimo. Fagiolini cornetti dell'orto, pomodorini al forno e patate con buccia di zucca in modo da non buttare via niente, o perlomeno della qualità a cui vorresti arrivare. Quindi insomma,
lascerò più tempo anche per raccogliere più materiale per questo blob di Elden Ring. E poi cosa importante, che su Patreon oggi ho finalmente messo il secondo episodio di Giocare a 20 anni, che è una di queste serie bonus che finora ci sono su Patreon. Questo in particolare è un test, quindi se poi interessa ai vari sostenitori, allora potrebbe diventare poi una serie ufficiale che verrà pubblicata anche su YouTube. Un inizio autunno particolarmente faticoso, tra mal di schiena, raffreddore, quindi non ho potuto lavorare fuori per un bel po' di tempo, e quindi questi sono i risultati. Vabbè, adesso vediamo cosa riesco a fare prima che venga a nevicare come l'anno scorso, e adesso cerco di raccogliere un po' di erbe spontanee per fare la zuppa questa sera. Altro particolare che adoro in Crystal Bearers: ci sono praticamente i campi coltivati con gli spaventapasseri che hanno i raggi laser e sparano agli uccelli quando passano vicino alla parte coltivata. Lo scorso Game Unique è stato circa 6 mesi fa, e nel frattempo sono riuscito a pubblicare il video sui giochi Steam strani, che cosa a cui tenevo molto, visto che anche il gruppo di Steam Curator dedicato ai Weird Games, e sono sempre alla ricerca di cose un po' diverse dal solito. Dopo tutti questi anni a videogiocare, riescono ancora a darmi qualche sorpresa. Quindi da questa parte ho fatto questa nuova aiuola, che sarà tutta a patate. Di qua è, come al solito, topinambur. Tutti questi copertoni sono sempre patate. Qui c'è un melo che è cresciuto da solo e dovrò spostarlo da qualche altra parte del giardino per lasciarlo crescere. Intanto è uscito anche questo prototipo di gioco lisergico, esplorativo, musicale, creato dagli Walkie Talkie come album stagionale di quest'anno. Praticamente ogni stagione uscirà un nuovo pezzo di questo mondo da esplorare, dove ci sarà musica creata da loro e vari paesaggi da osservare mentre si ascolta. E c'è già disponibile un mini prototipo per avere un po' un'idea di quello che sarà con questo mini mondo in cui ti puoi muovere su e giù, scaricabile gratuitamente dal link che puoi trovare sul loro profilo di Telegram, dove ci sono tutte le informazioni. E poi nei prossimi mesi piano piano uscirà anche l'album gioco vero e proprio, suddiviso appunto in capitoli a seconda delle stagioni. Tra i vari giochi che avevano arretrato anche Sayonara Wild Hearts, e l'ho finito stasera, molto corto, bellissimo lo stile, peccato per la musica che non è decisamente il mio genere, quindi mi ha fatto altamente cagare. Però comunque ero curioso di provarlo, l'ho anche recuperato gratuitamente tramite i buoni Amazon che mi arrivano dagli affiliati, e quindi comunque contento di averlo provato. Quindi insomma, niente, sono contento, anche la serie dei consigli giochi Steam naturalmente continuerà. Non ho ancora deciso quali saranno i prossimi giochi, forse quelli sui viaggi nel tempo o i giochi di Mac. Ci devo ancora pensare un attimo, però appunto sicuramente vorrei continuare con questo tipo di consigli, in modo da poter poi condividere e far conoscere ad altre persone con gusti simili dei giochi su PC che vale la pena recuperare. Questa aiuola, che prima era per i legumi, diventerà anche questa solamente patate. Bisogna vedere se non danno fastidio gli alberi da frutto, tipo questo è un prugno.
Qua appunto sono tutte patate. Lì in fondo con la aiuola lì ci metterò dentro le zucche test come al solito, per vedere se crescono anche in quella zona dell'orto. Mattarella, 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 mattarella. Oggi è il 30 di gennaio del 2022. Posso dire di aver montato per la prima volta le mie catene da neve su un'auto, su una gomma, e mi sembra che siano state montate correttamente. Naturalmente mi auguro di non doverle usare in situazioni di emergenza, però visto che se non ci sono imprevisti andiamo in montagna i prossimi giorni e potrebbe nevicare, e questa auto usata che abbiamo preso non ha le gomme da neve, ha quelle in teoria a 4 stagioni, però insomma ci fidiamo poco se nevica tanto, quindi comunque contento di averlo provato. Poi mi piace molto il fatto che anche se sbagli più volte un pezzo del livello, ti fa rifare subito quel pezzo lì senza fartelo rifare da capo, e se non riesci a rifarlo per un sacco di volte poi ti chiede se vuoi skippare quel pezzo, quindi molto user friendly. Poi inizio anno c'è stata anche la recensione di The Good Life, una mezza delusione per me, mi aspettavo una cosa diversa che invece non è stata, però comunque sempre interessante vedere quello che fa Swery, e quindi aspetto con molta impazienza il suo prossimo gioco. Metà patate e metà fagiolini cornetti, praticamente quelle piccole con sotto la rete sono le patate, quelle un po' più grandi saranno per i fagiolini cornetti. Quindi fagiolini cornetti, patate, fagiolini. Qua invece vediamo se cresceranno le radici a mare. Ho lasciato cadere i semi delle piante di cui avevo messo le radici. Se ti può essere utile in futuro, la misura delle catene da neve devi guardarla in base alla misura del copertone. Adesso qua non so se si vede bene, però c'è tipo un numero tipo 175 65 R14, che è la misura del tuo copertone, e devi, per scegliere la misura della catena da neve, devi trovarne una che è compatibile con questa misura che è scritto già sul copertone. Poi per i manga non sto facendo tanto, l'ultimo che ho fatto è quello sui Diekiga perversi mai pubblicati in occidente, quindi che sono solamente in giapponese ed è difficile apprezzarli se non per i disegni, semplicemente perché in questi ultimi mesi ho letto poco, ho avuto poco tempo in generale, e ho letto soprattutto cose che secondo me sono già molto famose, di cui ho già parlato, tipo è uscito Number 5 di Matsumoto finalmente in italiano, quindi è quello super consigliato, ma non mi pare il caso di farci un video dedicato visto che c'è già il documentario su Taiyo Matsumoto. Poi naturalmente tutto attorno, tutte le zone che non sono aiuole, crescono le erbe spontanee commestibili, che sono una gran parte delle mie verdure annuali. Poi questo altro copertone in cui ci metterò altre patate che mi devono portare, recuperate da un contadino locale. E appunto, visto che comunque come gusti sono sempre più difficile, non sto trovando molte cose che mi interessano, molte cose strane e dimenticate di cui vale la pena parlare. Però magari recupero qualche manga, qualche antologia un po' più rara, giusto per sfogliarla e consigliarla nel caso riesci a trovarla poco, prima che diventi troppo costosa. Poi naturalmente qua dietro ci sono il cespuglio dei lamponi, il cespuglio dei mirtilli e i rovi che fanno le more. Quest'anno ho cercato di ridurre quelle che ci sono da questa parte, che tanto non prendono abbastanza sole. Voglio vedere se l'anno prossimo tutti quelli che ho lasciato crescere qua sotto la serra riescono a produrre abbastanza more, visto che dovrebbero prendere comunque più sole
di quelle che ci sono di fianco a casa. Poi ci sono stati ben due blob, quello su The Game Awards e quello su Elden Ring. Anche qua, quello su The Game Awards credo che non lo farò l'anno prossimo, perché per crearlo bisogna guardarsi davvero troppe ore di filmati, video fatti da altri, non ne vale la pena. Credo che comunque il concetto si capisca già molto bene, basta facendone uno solo, insomma. Oggi è il 22 di gennaio, fa davvero un sacco freddo, visto che i prossimi giorni le temperature andranno anche meno 8 in questa zona, quindi ovviamente tutto l'orto è in letargo fino alla primavera. Oggi è il 21 di marzo, sto continuando le ricerche per il documentario su Katsutoshi Ida e... parecchio complicato in questo periodo, visto tutti gli altri impegni che ho durante la giornata, quindi sto davvero sfruttando ogni ritaglio di tempo. Invece naturalmente quello su Elden Ring è come al solito un'analisi mediatica, sociale sui giochi con più hype del momento. Non so adesso quale potrà essere il prossimo gioco così seguito per cui vale la pena fare un The Tournament in gusto situazionista. Sicuramente ci sarà quello su Zelda, immagino, ma tanto è l'anno prossimo, quindi non c'è fretta. Però insomma, anche se anche qua bisogna guardarsi un sacco di decine di ore di video fatti da altri sul gioco in questione, però lo trovo sempre affascinante come analisi. Altra skill che è meglio conoscere quando si è giovani, perché poi ti può tornare utile quando cresci, è se i tuoi hanno già un'assicurazione e tu usi la stessa auto dei tuoi, fatti cointestare l'assicurazione dell'auto, così quando poi cresci, hai una tua auto, devi farti la tua assicurazione, non parti dal livello 0 che costa molto di più l'assicurazione, ma costa meno perché sei già a livello... non ricordo se è esattamente quello dei tuoi o comunque da quando hai iniziato appunto a essere cointestato, anche se non era effettivamente tu l'assicurazione. Che riesco a tirar fuori per andare avanti con le ricerche. Naturalmente mi sto anche impegnando per non esagerare, quindi adesso sono le 10, ho davvero sonno, quindi credo sia importante anche andare a letto e dormire abbastanza per non stressarmi troppo. Quindi praticamente questa è tutta la zona dell'orto con cui mangio per tutto l'anno, quindi in realtà appunto se non ci fossero le erbe spontanee non riuscirei a mangiare così tanta verdura autoprodotta, perché comunque le verdure più tradizionali hanno bisogno di più spazio e sono anche meno produttive. Però insomma, con poco terreno, con un po' di coltivazione alternativa situazionista, si riesce a fare anche questo. Poi naturalmente molto contento di aver fatto anche quest'anno il video sui videogiochi sottovalutati e dimenticati dell'anno scorso, per continuare a dare un po' di aiuto a questi autori che hanno creato cose originali ma che si sono cagati in pochi. E mi sembra appunto il modo migliore, ovviamente non riesco a giocare tutti i giochi interessanti che escono ogni anno. Quando ce la faccio e mi sembra che vale la pena di consigliarle, tipo The Kids We Were, che ho amato su Switch, faccio una recensione, un singolo video. Nella maggior parte degli altri casi magari non ho avuto tempo di giocarli, però secondo me vale la pena citarli. E quindi a fine anno c'è sempre appunto il video di recap con tutte le cose scoperte e in ogni caso sempre condivise in tempo reale su Twitter, nel caso non vuoi aspettare a fine anno per scoprirli. I
in questo nuovo episodio di Cosa c'è nella tua borsa, uno zaino da prepper per ogni occasione quotidiana di sopravvivenza più o meno urbana. Ovvero non è necessario per forza fare tutto subito e impazzire, ma riuscire a portare avanti quello che si vuole fare, pianificarlo nel tempo e magari, appunto, una delle cose che trovo sempre più utile è quella di fare delle liste. Sono sempre stato molto caotico e mi dimentico molto facilmente le cose, quindi per me le liste sono state essenziali per riuscire a avere una vita più ordinata in cui riesco effettivamente a concludere qualcosa. Poi altri due documentari di cui sono molto contento di aver finalmente fatto sono ovviamente quello su Katsutoshi Ida e quello su Kyoshi Sakai, visto che sono sicuramente tra gli autori di videogiochi un po' strani, diversi dal solito, che ho scoperto nella mia adolescenza e che hanno poi alla fine portato alla mia evoluzione personale nel campo dei videogiochi e quindi anche al progetto Geeky Game. Quindi se c'è qualcosa che vuoi portare a termine, puoi pensare a tutti i vari passaggi che servono per arrivare a quell'obiettivo, scriverli e cominciare a capire quando e come farli. Appunto, può essere l'esempio per me di riuscire ad avere un orto che produce abbastanza verdura per mangiarci praticamente tutto l'anno, però senza doverci stare 6-8 ore tutti i giorni durante la primavera e l'estate, in cui effettivamente sarebbe anche necessario. Su entrambi ho scoperto un sacco di cose che non avevo mai letto prima, quindi è sempre una fatica fare le ricerche per fuori orario videoludico, visto che servono settimane per spulciare in siti, blog, magari in giapponese, quindi è abbastanza faticoso, però poi alla fine ne vale la pena, perché sono molto contento di poterle condividere queste cose con altri appassionati, in modo che queste informazioni sulla loro vita e sui loro giochi non vadano perdute. Qua intanto continuano i lavori per svuotare il locale che abbiamo di sotto, vicino al garage, che era stato riempito negli anni da mobili vari dei miei nonni. Alcuni sono anche robe mezze distrutte che adesso capirò se regalare a qualcuno o buttare. Altri sono mobili che mi sembrano cose anche abbastanza antiche. Non so se qualcuno le voglia comprare, però devo capire se metterle online e vedere se qualcuno se le viene a prendere. Quindi nel corso degli ultimi 6-5 anni ho appunto fatto un sacco di test e vari esperimenti per fare in modo che l'orto riesca a essere produttivo con il minor sforzo possibile, un orto che sia il più possibile indipendente e che vada avanti da solo. Se vuoi parlare, parla, ma non puoi dire le cose a cazzo di cane. Altro video per me essenziale per tutto il progetto di Kigemu è quello sulla ricerca videoludica, perché nel caso in cui per qualche motivo, non so, muoio all'improvviso, non posso più, magari tra qualche anno non c'è abbastanza supporto su Patreon e non posso continuare le ricerche di Kigemu, però se comunque non esisterà più Kigemu, però puoi ancora ricercare videogiochi, con questo video hai tutte le basi per farlo in piena autonomia, quindi sia trovare nuovi giochi interessanti per console e PC che sono conosciuti da pochi, sia per come approfondire un autore che ha creato dei giochi che ti sono piaciuti. E secondo me una delle cose belle di farsi le liste è quella di riuscire anche a programmare meglio le attività che vuoi fare nel tempo, che sia nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, mesi o anni, perché quando riesci a schematizzare, organizzare meglio qualcosa,
pensando a tutti i vari passaggi che ti servono fare per riuscire a raggiungere quell'obiettivo. Sacchetto di plastica per non far entrare l'acqua, con libro da leggere nei momenti liberi, agendina per scrivere le cose che bisogna ricordarsi. Quindi è un po' come se mi sentessi più tranquillo, come se l'obiettivo finale del progetto Geeky Game fosse già concluso, per così dire, con questo video, dando appunto gli spunti per fare anche tu lo stesso tipo di ricerca e di approfondimento che poi sono alla base di questo progetto. Allora è anche molto più semplice magari metterlo un attimo in pausa se hai delle altre urgenze da fare e poi andarlo a riprendere appunto guardando la lista e dire ok, adesso mi manca da fare questa cosa per andare avanti. Anche qua una questione secondo me più che altro di costanza nel tempo prolungato della tua vita, non tanto di costanza giornaliera, perché magari non è detto che hai abbastanza ore tutti i giorni per continuare quel progetto, però magari riesci a farlo nel giro appunto di settimane o di mesi. Però appunto ci abbiamo passato parecchie settimane a svuotare tutto e adesso serviranno qualche altra settimana, se non mesi, tra il svuotare completamente dalle ultime cose rimaste dentro. E adesso appunto servirà ancora qualche settimana, se non mese, per trovare un posto a questi mobili e ridipingere tutto. Anzi, prima dobbiamo capire come, se e come installare una stufa a legna in modo che poi il locale diventi autonomo per il riscaldamento d'inverno, visto che fa un freddo boia qua sotto. Poi al momento sto lavorando sulla ricerca per i giochi 3DS incompresi, ovvero quelli usciti solamente in Giappone, che hanno un gameplay, una storia, dei personaggi affascinanti, ma che senza non sono mai usciti appunto al di fuori del Giappone, quindi senza sapere il giapponese è molto difficile apprezzarli, come avevo fatto quelli sui giochi per DS e per PS1. E questo può essere appunto, ad esempio, con il progetto Geeky Game, l'ideale è quello di arrivare un giorno a essere con un supporto che mi permette effettivamente di avere un buon equilibrio dal punto di vista delle ore investite ogni mese per fare queste ricerche, questi documentari, e una certa salute psicofisica, nel senso che non impazzisco perché devo fare un lavoro principale e poi anche Geeky Game dopo il lavoro principale. Astuccio contenente salviettine per lavarsi le mani, penne di ogni tipo, sacchetti impermeabili nel caso di necessità. Una cosa che consiglio per gestire meglio le spese quando lavori e vivi da solo o vivi in coppia o in famiglia è di iniziare appena puoi, anche quando non stai ancora lavorando, anche se non hai, diciamo, hai delle entrate alternate, non fisse, e di tenere un file delle spese mensili dove segnare tutte le varie uscite, tutte le varie entrate. E anche qua ci vorrà ancora qualche settimana, visto che non credo di aver già visto tutti i giochi usciti in Giappone, ne ho visti comunque quasi un migliaio, ma devo ancora spulciare bene per vedere se mi sono perso qualcosa. Ho già fatto una lista iniziale con questi giochi e vorrei riuscire a giocarli tutti, recuperarli su emulatore e poterli provare per capire effettivamente dove ci si blocca e se quello che si è visto da foto o video ha effettivamente del potenziale. E poi dopo di quello devo ridipingere tutto. I primi soldi con la musica stanno creando una guerra per bande. L'alternativa sono i lavori nei cantieri, la prospettiva poca. Un'altra cosa che ci tenevo a registrare è come alcuni progetti, alcune cose che si vogliono fare nella vita, può anche essere che
saltano fuori nel giro di molti anni di riflessione, discussione con altre persone o anche semplicemente di spunti random che ascolti mentre in realtà stavi facendo altro. E magari delle considerazioni che pensavi vere per la tua vita, ad esempio non farò mai questa cosa oppure non mi interessa assolutamente, a un certo punto invece cambi idea e intuisci che quella è la cosa che vuoi fare nella tua vita. E poi sacchettino di plastica se bisogna chiudere qualcos'altro nel caso che piove, e guanti, sia guanti da lavoro se c'è bisogno di prendere qualcosa per cui è meglio proteggersi, e guanti a mezzo dito se fa freddo. Poi per il resto, come avevo raccontato nell'ultimo Gekigemunikki, mi sto impegnando molto in questi mesi per avere un migliore equilibrio tra lavoro, interessi, progetti, attività varie e riposo e tempo passato con la famiglia. Quindi piuttosto ci metto una settimana, due settimane in più per concludere bene una ricerca, piuttosto che fare tutto di fretta e stare 20 ore al giorno sul computer senza potermi riposare. Magari farlo su Excel o meglio ancora su Google Docs, così ce l'hai in cloud e te lo puoi scaricare e usare dove vuoi, e cercare di tenerlo aggiornato il più possibile, magari ogni settimana inserirci le spese. Questo credo che sia molto utile perché poi ti permette di capire innanzitutto quanti soldi ti servono davvero per vivere, quindi magari ti accorgi che puoi lavorare part time invece di lavorare full time. Però mettendo in conto questa cosa, ovvero che per raggiungere quell'obiettivo non ci vorrà poco tempo ma ci vorrà molto tempo, posso diluire negli anni tutti i vari passaggi per cercare il più possibile di arrivare a questo traguardo. Parlare di questa questione dei progetti, del pianificare i progetti, non so ancora bene come, però credo che possa essere utile anche per altre persone che hanno tantissime cose che vorrebbero fare e magari come me fanno fatica, o meglio, per meglio dire, hanno una certa tendenza al distrarsi e a non riuscire a combinare effettivamente niente. Naturalmente c'è sempre un po' il mio senso di colpa che ogni tanto salta fuori e mi dice che non sto facendo abbastanza, che ci sto mettendo troppo tempo per fare queste ricerche. Poi fortunatamente mi rendo conto che effettivamente serve molto tempo, ma la giornata è solo di 24 ore e quindi non posso fare tutto quello che c'è da fare in un solo giorno e farlo tutti i giorni. Come al solito il segreto di Gekigemu, come di tante altre cose nella vita, è la costanza nel tempo e non la fretta di finire tutto il prima possibile. Poi scomparto principale, suddiviso a sacchetti di tela in modo da avere le cose più organizzate e trovarle subito, di cui primo sacchetto che contiene tutto quello che serve nel caso piova, ovvero ombrello o ombrellino portatile e giacca vento, giacca impermeabile se proprio viene a piovere forte, è meglio coprirsi anche sopra. E poi anche dove puoi risparmiare. Magari ti accorgi che senza accorgertene spendi troppo per una delle varie voci e quindi cerchi di trovare dei sistemi per ridurre quella spesa. E per quanto sia una cosa così semplice, credo che sia stata uno degli strumenti più utili che mi ha permesso poi di organizzare una vita in downshifting. Tanto come al solito il giardino è invaso dalle talpe. Anche nell'orto ne ho viste parecchie, però appunto avendo messo le aiuole, i passaggi con le pietre, non sembra che diano particolarmente fastidio. Però sicuramente adesso fino a metà febbraio penso che non farò lavori particolari fuori. Tra l'altro uno dei manga che ho letto in questi mesi è Pillow Fish di Panpania,
molto carino davvero, praticamente una versione più soft di Imiri Sakabashira, con questa ragazzina che va in giro, incontra persone, cammina per posti un po' strambi. Molto affascinante, ma anche questo non so se ci farò un video dedicato, visto che credo che sia già abbastanza famoso in Italia, non so se vale la pena stare lì a consigliarlo tra i manga alternativi. E nel mio caso devo dire che è stato una di queste cose, è stata più che una decisione razionale, una decisione emozionale, metafisica, e mi sono reso conto che, almeno nella mia vita, molto spesso quello che mi fa stare meglio non è tanto il ragionare troppo sulle cose, ma il sentire, provare l'emozione, provare a intuire quello che l'emozione mi dice che è la strada che voglio fare. Poi secondo sacchetto, che contiene un Nintendo 3DS con la presa per ricaricarlo, un altro mini zaino portatile pieghevole se bisogna raccogliere altre cose, non ci stanno nello zaino principale, sciarpa. In questi ultimi 2 mesi più o meno sto giocando anche a il port di Legend of Mana per Switch, che avevo sempre voluto su PS1 ma non ero mai riuscito a giocare, e mi sta piacendo parecchio. Praticamente è come se fosse una collection di mini quest, di mini RPG tutti uniti tra di loro, con personaggi tra il buffo e l'intimista e anche pezzi di leggende epiche. Insomma, è molto carino perché è come se fosse ogni quest un piccolo mondo a sé stante. Quindi magari il mostrare come faccio a mantenere una certa costanza e portare avanti così tanti progetti diversi può aiutare qualcun altro, il che mi fa sicuramente piacere. Forse la tematica di questo vlog è anche legata al fatto che da quest'anno avrò un progetto abbastanza impegnativo da portare avanti, oltre a lavori, progetti di Gekigemu, passioni, passatempi e piaceri della vita. Tra l'altro un'altra cosa che può essere molto utile è quando inizi a lavorare, magari non vivi ancora da solo, quindi hai poche spese fisse da pagare, è di riuscire a mettere via il più possibile dello stipendio che ricevi. Così poi in futuro, se hai messo da parte abbastanza soldi, anche se c'è un momento di crisi, un momento di difficoltà in cui magari rimani senza lavoro o appunto come me non hai un lavoro fisso, quindi sono mesi in cui magari non ti entra niente, perlomeno hai da parte dei risparmi a cui puoi attingere per pagare le bollette o le spese giornaliere. Oggi è il 12 di febbraio, sto andando avanti un po' con le ultime sistemazioni dell'orto prima che arrivi la primavera, quindi anzi anche prima dovrei riuscire a finire, perché appunto tra marzo e aprile poi vorrei che tutte le aiuole fossero pronte per le varie semine. Ma la cosa che mi piace di più è che hanno messo una delle opzioni utopiche di cui ho parlato sul video della utopia opzionale, ovvero che puoi giocarlo togliendo tutti i combattimenti con i nemici normali. In questo modo a me non interessa combattere contro di loro, voglio solamente esplorare, parlare con i personaggi e risolvere le varie quest, e così risparmi tempo, non stai a combattere e combatti solamente contro i boss delle varie aree, insomma i boss finali, che invece sono molto divertenti da combattere. Quindi grande onore a Squaresoft per aver messo questa opzione in questo suo port di un vecchio gioco, e mi auguro che molti altri port e anche giochi nuovi abbiano delle opzioni di questo tipo. E come si possa in qualche modo far combaciare, far incastrare questa cosa con tutto il resto delle attività. Poi terzo sacchetto, anzi prima ancora, borraccia
termica per portarsi in giro qualcosa di fresco da bere durante primavera e estate, oppure di caldo in autunno e inverno. Quindi mai uscire senza dell'acqua o qualcos'altro da bere, ed evitare di pensare a conseguenze e considerazioni razionali che invece mi porterebbero da tutt'altra strada. E però appunto mi viene in mente che cosa utile da tener conto per il tuo futuro, se hai un giardino, se hai la fortuna di avere un giardino, o a casa tua o a casa dei tuoi nonni, una cosa che consiglierei da fare il prima possibile è di piantare alberi da frutto o cespugli da frutto. Ad esempio mi trovo bene con i rovi selvatici, che sono super invasivi, e basta tenerli un po' potati e fanno davvero un sacco di more poi in estate. Tra l'altro in questi mesi non ho più acceso il computer fisso, visto che mi continuava a dar problemi, non c'ho tanta voglia. Avendo poco tempo per giocare, quando ho quel poco tempo non c'ho voglia di stressarmi accendendolo e poi vedo che non parte, perdo tempo e non riesco a giocare. Quindi sto cercando di recuperare un po' di giochi su Switch che avevo trovato a poco nei mesi e negli anni scorsi, e li sto appunto giocando nei ritagli di tempo, visto che con i portatili si possono lasciare in giro vicino al divano, di fianco al letto, e quando ho 10 minuti, mezz'oretta, vado un po' avanti. Quindi se sai già che ci sarà una certa attività che ti occuperà un sacco di tempo, negli anni o nei mesi o nelle settimane prima che inizi effettivamente questa attività, puoi già programmare innanzitutto quello che devi fare per organizzarlo con le priorità attraverso i mesi. Poi il terzo sacchetto, se hai dei sacchetti di tela di colore diverso meglio ancora, così vedi subito cosa ti serve in base a come li hai organizzati. Poi ci sono dentro saponi e creme di ogni tipo, se hai bisogno di lavarti le mani, o nel mio caso in cui soffrendo di eczema ho sempre dietro sia argilla verde che crema di olio e karité fatta in casa. Intanto oggi è il 20 di febbraio, fa abbastanza caldo in queste mattine, pomeriggi, quando esce un po' di sole, quindi ho spostato i rabarberi in una zona dell'orto con più ombra, visto che gli anni scorsi soffrivano troppo il caldo, perché credo che il pomeriggio prendessero troppo sole. Intanto anche questa stanza è stata svuotata, stiamo aspettando di sistemare lampadari che mancavano, abbiamo dovuto bucare dei soffitti, cose del genere, e quando abbiamo finito con i lavori elettrici ci mettiamo anche a dipingere tutta questa cosa. Perché appunto anche negli ultimi anni ho cominciato a piantare vari alberi da frutto in giardino, però ovviamente ci vuole un sacco di tempo per farli crescere, quindi se ti interessa avere un futuro pieno di frutta, comincia a piantarli subito. Ma anche tutte quelle altre attività che hai durante la tua vita, se sai che avrai meno tempo per farle, capire come riuscire comunque a farle occupando meno tempo, oppure se ci sono alcune di queste attività che dovrai tagliare. Poi sacchetto con cavi e una presa di riserva per il cellulare se bisogna attaccarlo da qualche parte, una power bank sempre comunque dentro in sacchetti di plastica per non farli bagnare, power bank a ricarica energia solare. Quindi vediamo se quest'anno riesco a trovargli una zona definitiva dove poi possono crescere e produrre negli anni senza che debba ancora spostarli. Mi fai
po' simile all'altra. Perché in ogni caso siamo comunque limitati dalle ore giornaliere e dalla lunghezza della nostra vita, quindi sicuramente qualcosa deve essere tagliato. Quindi molto importante in questa lista delle attività ordinarle per una certa priorità e importanza e vedere cosa rimane fuori quando è finito il tempo. Questo può essere un esempio di come organizzare vari progetti di vita. Io mi trovo molto bene usando Google Docs su Google Drive, in modo che possa avere appunto un file di testo che posso sistemare come preferisco con varie liste. Oggi è il 23 di febbraio, tra le varie cose, lavori fatti in questi giorni, mi sono fatto aiutare a tagliare alcune piante molto alte che avevamo in giardino, visto che negli ultimi mesi, settimane, in questa zona ci sono stati dei venti davvero molto forti, hanno sradicato alcune piante, abbattuto rami, cose del genere. Per sicurezza abbiamo abbassato quelle che avevamo in giardino. Poi, quarto sacchetto con altri strumenti di sopravvivenza. Questo va bene soprattutto se vai in giro nei boschi o in montagna. Quindi ci può essere la cannuccia per bere l'acqua da ruscelli o laghi, un seghetto a catena, funziona molto bene, è piccolissimo da portare in giro, una tenda da doccia che può andare bene da fare una o da mettere sul prato se devi sederti, o anche da metterti addosso se piove forte, sempre per proteggerti dall'acqua, o anche per creare una piccola tenda di sopravvivenza insieme a una corda. Le tende da doccia sono molto comode perché costano pochissimo, hanno già questi buchi dove puoi mettere dentro la corda. Oggi è il 10 marzo, stiamo ancora perdendo un sacco di tempo per risistemare questo bagno, che sono 30 anni che andrebbe rifatto. Ci sono tipo le piastrelle che si staccano, qui manca il WC. È davvero un gran casino riuscire a recuperare un WC adatto a questi attacchi, visto che appunto essendo una cosa con delle misure di 30 anni fa, a quanto pare non le fanno più in questo modo. Bellissimo. Il file di testo posso usarlo sia da computer che da cellulare, quindi comodissimo. Posso scaricare dei backup ogni settimana in modo che sono più tranquillo che tutto viene salvato. E poi appunto posso modificarlo ogni mattina, glielo apro e vedo ad esempio cosa devo fare oggi, do un'occhiata a quello che devo fare magari entro fine mese e quindi vedo se alcune delle cose da fare mi conviene iniziarle oggi. Ci permette anche di recuperare la legna per la stufa che stiamo per installare in casa, così per i prossimi un paio d'anni dovremmo avere abbastanza per scaldare. Intanto oggi, sempre 10 marzo, le varie erbe che avevo congelato l'estate, autunno scorso, stanno cominciando a finire, però appunto come ogni anno adesso questo mese cominciano a saltare fuori quelle nuove in giardino, nell'orto, quindi ho raccolte un po' per la zuppa di stasera. Se devi cambiare un asse del WC, oltre all'eventuale materiale dell'asse, secondo me la cosa più importante è vedere come sono gli attacchi che lo avvitano sotto. Ad esempio questo che avevamo preso sembrava decente il materiale, però ha questi attacchi che sono davvero terribili da attaccare. Praticamente c'è questo pezzo filettato che deve essere prima di tutto avvitato sopra a questo gancio e poi sotto con un'altra vite. Invece l'ideale sarebbe che il pezzo filettato fosse già saldato alla cerniera, in modo che si faccia molto meno fatica poi. Tu basta che... Questo era tutto quello
che conteneva questo zaino da prepper per questo episodio di Cosa c'è nella tua borsa. O magari, non so, ci sono cose, progetti più a lungo termine, tipo, questi sono appunto solamente degli esempi, però non so, da fare nel 2022, scrivere un nuovo libro di Gekigemu, quindi mettermi che almeno ogni giorno risistemare una pagina o più del libro, in modo che poi piano piano ogni giorno faccio un pezzettino di questo progetto e entro la fine dell'anno l'ho fatto tutto. Ci sono ancora un secchio e mezzo di topinambur, quindi sicuramente durano fino ad aprile. Adesso l'unica cosa è che sono già 3 o 4 mesi che non piove, quindi se non cambia un po' il tempo anche le erbe spontanee, che sono più resistenti, riescono a crescere anche senza troppa acqua, però cominciano davvero a faticare a venire su anche loro. Appoggi l'asse con già questo attaccato, la parte affilettata va giù sotto, metti la vite e sei a posto. Qua invece devi riuscire a da sotto mettere sulla parte filettata, avvitarla sopra cercando di non rompere niente, e poi dopo sotto avvitare la vite, quindi davvero pessimo. Quindi secondo me una cosa utile può essere questa: cominciare a schematizzare e fare liste il più possibile dinamiche, intuitive, nel senso che non è un problema anche se oggi effettivamente non riesci a fare tutte queste cose. Però già solamente il fatto di, magari non so, tipo le cose che devi fare oggi, le colori di rosso, e poi man mano che le hai fatte, le colori di nero, quindi togli una delle cose che hai fatto, ti dà un certo senso di soddisfazione. Quindi ogni giorno è come se hai portato a termine un pezzettino, e secondo me aiuta a portare avanti e finire anche dei progetti molto più a lungo termine. Intanto oggi è il 25 marzo, sono un po' indietro con i lavori nell'orto, in particolare con la potatura degli alberi da frutto, che avrei dovuto fare già qualche settimana fa. Però adesso ho recuperato questo seghetto, davvero molto contento, taglia benissimo. Praticamente anche rami di 15-20 cm sto riuscendo a tagliarli a mano senza la motosega. Quindi se devi cambiare l'asse, controlla soprattutto se c'è già il pezzo filettato attaccato alla cerniera, e ti salverà la vita. Che magari senza queste liste, senza questa organizzazione, non riuscirei a fare, perché appunto o semplicemente mi dimentico, o anche se ho qualche minuto, qualche ora libera, mi perdo via in altro e non riesco a concentrarmi. Invece così, se ho appunto mezz'ora libera, magari prima di mangiare e devo già giocare stasera, mi dico ok, posso fare una di queste cose che mi occupa mezz'oretta e porto avanti. Però insomma, con tutti i lavori che stiamo facendo in casa, le altre attività fuori sono posticipate, quindi devo farlo un po' in fretta adesso. Tra l'altro è tutto secchissimo, sono settimane che non piove, anzi mesi, perché l'ultima volta che è venuto giù qualcosa è quando è stata la neve, quindi il giardino e l'orto soprattutto è molto secco. Stamattina volevo bagnare, ma purtroppo sembra che si sia rotta anche la pompa dell'acqua che recupera l'acqua dalla cisterna dell'acqua piovana che recuperiamo dal tetto. Приползли он с человеком, все здесь вещи здесь оставлять, и говорит, вещи ползите. Нас нету первых, которых вывели, нас почти последних вывели с конца оттуда. Oggi è l'8 di aprile. Fortunatamente ha piovuto un po' in giardino settimana scorsa, perché era davvero molto secco. Mesi e mesi che non pioveva, e ovviamente le piante ne stavano risentendo. Ormai l'orto situazionista è
in autoproduzione spontanea. Praticamente tutte queste erbe, piante che stanno crescendo da sole sono il 90% commestibili. Quindi ottimo, nel giro di qualche anno sono riuscito effettivamente ad arrivare alla piena automazione dell'orto. E continuo a lavorare sul documentario dedicato a Katsutoshi Ida, visto che comunque tra qualche settimana ci sarà ancora più roba da fare e mi auguro che... Intanto oggi è il 15 aprile, dopo lunghe settimane ho finito tutta la ricerca per il documentario su Katsutoshi Ida, ho registrato la parte audio, è venuta quasi un'ora di documentario e ho postato l'anteprima su Patreon. E adesso, se riesco prima di sera, vado a seminare qualche altra zucca nell'orto, che sono già in ritardo. Ah, com'è bello, Visha. Se fossi ricco, viscerei sempre. Comunque, perlomeno, nell'orto situazionista, grazie alle erbe antiche spontanee si riesce a mangiare senza problemi. Tra le spese che potrebbero essere più alte quando cominci a vivere da solo c'è sicuramente anche quella del cibo, però solamente se compri tante cose composite, nel senso che se cucini partendo da ingredienti base come può essere la farina, il riso, la verdura, in realtà il prezzo al chilo di quello che mangi è davvero molto molto più basso. Quindi se hai pochi soldi ma abbastanza tempo, consiglio di imparare o comunque trovare il gusto del cucinare, visto che poi diventa un piacere. E a quel punto parti da pochi ingredienti che non costano tanto e riesci a mangiare cose fantastiche che ti cucini da solo. Oggi è 6 di maggio, sono giornate particolarmente piene, senza un minuto fermo, quindi passano davvero velocissime. Non sono mai stato abituato, o comunque non mi piaceva in particolare bere il caffè, e devo dire che adesso che appunto stiamo dormendo poco, comunque abbiamo gli orari di sonno abbastanza irregolari, è molto utile questa non assuefazione al caffè, perché se ho bisogno di svegliarmi bene la mattina, anche solamente con una tazzina, davvero mi fa super effetto.